Allora, sicuramente voi mi riconoscerete per il fatto che ho fatto... Quanti giga ho fatto consumare? Parecchi. E dovete sapere che le barzellette che io vi racconto tutti i giorni, allora inizialmente mi limitavo a interpretare i vecchi classici, ma vi assicuro che quando vado in giro con lui, che questo ragazzo che è seduto qua è la persona che tutti i giorni mi riprende, che non vedete in viso, ma sta dall'altra parte del telefono, ci succedono delle avventure che veramente dopo all'improvviso io sul momento ci creo una barzelletta. Vi racconto questa. Circa una mesata fa abbiamo fatto una serata al confine, eravamo vicino a Trieste. Finita la serata, mi portano a mangiare un bellissimo ristorante, passiamo il confine e c'era il casinò. Capirai, io non so un tipo che frequento i casinò, però una volta che stavo da quelle parti dico, vado a fatto puntate. Entriamo dentro a sto casinò, bellissimo, tutto lussuoso, capito? Tutte luci, tutte belle donne. Mi guardo Flavio e faccio, che famo, giochiamo? Lui mi fa, dai, puntiamo. Arriviamo davanti al tavolo della ruletta, mi infila le mani in tasca, tiriamo fuori i soldi, io guardo e io faccio, quante volte scopi a settimana? Lui mi guarda e mi fa, io 5, te? Io 4, 5 e 4, 9, tutto sul 9. Mettemi i soldi sul 9, parte la pallina dalla roulette, gira, 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 gira. Sembra che se sta fermato, poi va un altro giro, si ferma su 0. Ma lo guardo e gli faccio, se non diceva mai cassata, l'avevamo vinto. Questo è, la colpa è la sua. Te lo giuro, ragazzi, te lo giuro. Ma comunque, tornando al ristorante, no? Perché le barzellette alimentari sono belle, specialmente per quelli che sono seduti là. Vi racconto che succede. Mentre ero lì cenando, no? Ti vede un tra uno, tipo il classico critico culinario, camicia a 8 bottoni, e Rolex sul polsino, tutto così da solo, no? Pia si mette a sete, gli fa il cameriere, fa, prego, che cosa le posso portare? Questo tutto sopraffino, gli fa, guardi, voglio una bella zuppa di pesce. Gli portano immediatamente sta bella zuppa di pesce. Questo via il cucchiaio e comincia a mangiare. Alla terza cucchiaiata, gli casca il cucchiaio per terra. Questo te lo va spaesato un attimo, no? Passa il cameriere, al volo gli fa, cameriere mi scusi, quando passa mi riporta un cucchiaio, e il cameriere inchioda per la giacca, pa, gli dà il cucchiaio. Il cliente rimane sbalordito dall'eccezionalità del servizio. Gli fa, cameriere, le devo fare i complimenti, non ho mai visto un servizio così veloce. E il cameriere è tutto altero, gli fa, grazie signore, ma è tutto merito di una statistica, e abbiamo visto che in media ai nostri clienti casca il cucchiaio 1-2 volte a sera. Quindi ne abbiamo sempre uno pronto qui nella giacca per servirlo al meglio. Capirai, questo è un brodo del giugio, le fa, bene, rinnovo i complimenti, il servizio è veramente eccellente. Ma mi scusi cameriere, ho notato anche un'altra piccola particolarità. Lei e tutto il team di camerieri ci avete un filetto rosso che vi esce dalla patta dei pantaloni. Ma posso sapere cos'è? E il cameriere fa, grazie signore, domanda molto intelligente. È un'altra statistica che abbiamo fatto noi camerieri, e abbiamo visto che durante il nostro turno di lavoro facciamo la pipì 1-2 volte a sera. Quindi per non perdere tempo al bagno a lavarci le mani, lo estraiamo tramite sta cordicella. Va, un sistema veramente ingegnoso, complimenti. Ma scusi, e per rimetterlo dentro? C'è sta il cucchiaio, capo? No. Comunque... Allora, naturalmente le prime sono quelle di riscaldamento. Finalmente, io quando faccio le serate in questi locali mi piacciono perché non ci stanno i bambini. Per carità, io li amo i bambini, però quando ci stanno loro non si potevano allargare. Visto che però siamo già oltre la soglia dell'ora protetta, no? Della fascia protetta, possiamo cominciare a menare da subito. Vi piacciono le favole? C'è sta qualcuno stasera? Oh, dai, un po' di vita, una discoteca, eh? Mica sta passando a capire.